Siracusa, la villa degli orrori, incatenati, torturati e giustiziati da mafiosi. Un fatto tragico e misterioso sconvolge la tranquillità di una città scevra di accadimenti raccapriccianti di tale portata, visti nei film degli orrori. La lettura degli investigatori, la raccolta di varie testimonianze, la relazione dei referti autoptici consentono agli inquirenti colpiti dall'assurdità del fatto avvenuto di procedere con le indagini, mentre l'attenzione si concentra sugli aspetti oscuri della famiglia Riccioli, presente in Contrada Tivoli, un luogo ameno e isolato, lontano dalla frenesia della città. Per i due badanti casertani sarebbe stata una vera e propria esecuzione quella con cui sono stati uccisi. La storia agghiacciante sarebbe emersa nel corso dell'udienza in cui il cinquantenne siracusano Giampiero Riccioli, ritenuto il responsabile della morte di Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto, ha chiesto al Tribunale del Riesame di annullare l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale a Retuseo Salvatore Palmieri, con cui ha disposto la misura cautelare in carcere. L'autopsia sarebbe stata la chiave di lettura della efferatezza del duplice omicidio. Nel corso dell'udienza il sostituto procuratore generale Rosa Miriam Cantone ha illustrato ai giudici alcuni elementi dell'esame autoptico eseguito sui resti umani ritrovati sotto un terrapieno nel cortile della villa di Contrada Tivoli. I due badanti nel 2014 avevano accudito per alcuni mesi l'anziano genitore di Riccioli. Dall'esame di laboratorio su resti umani il magistrato ha affermato che è stato riscontrato un foro all'altezza del cranio e frammenti di materiale metallico che potrebbero essere riconducibili a un'ogiva. È emerso ancora che una delle due vittime era stata immobilizzata con fascette di plastica, quelle usate dagli elettricisti, applicate ai polsi e poi giustiziato con il classico colpo di grazia alla testa. I due banditi sarebbero stati ammazzati come nei regolamenti di conti tra mafiosi o nei rapimenti con fini terroristici. Turbato, il PM, quando ha appreso l'esito dell'esame autoptico, ha postillato: la malvagità non ha limiti. Nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP, anche in questa circostanza, Riccioli ha fatto scena muta avvalendosi della facoltà di non rispondere. A parlare invece è stato l'avvocato Antonio Meduri, che difende il ristoratore siracusano, il quale conferma la complessità della vicenda, chiedendosi se fosse mai possibile che il suo assistito dal casellario giudiziale e dalla personalità non paragonabile a quella di boss della mafia o dittatori spietati possa aver ordito un simile atto criminale. Nella ringa ha escluso che Riccioli possa aver ucciso in quel modo brutale e a sangue freddo i due badanti soltanto perché avessero preteso il pagamento della mensilità ammontante a 800 euro. La riserva del Tribunale del Riesame sull'istanza della difesa di Riccioli e il verdetto è atteso nelle prossime ore. La Procura Generale, che ha chiesto la conferma della misura cautelare per Riccioli, nutre qualche dubbio rispetto all'estrazione del DNA dei resti umani ritrovati nella villetta di via San Pio da Pietralcina, perché dopo 7 anni non è più reperibile il materiale organico. I periti proveranno a studiare i denti, da cui forse sarà possibile estrarre il codice genetico per metterlo a confronto con quello dei genitori dei due badanti.